Il disturbo di panico può essere un'esperienza difficile non solo per chi ne è affetto, ma anche per i familiari e le persone care che sono a loro vicini. Durante un attacco di panico, è importante utilizzare un tono rassicurante e calmo, evitando di fare commenti che possano peggiorare la situazione. È fondamentale mostrare empatia e far sentire la persona compresa e ascoltata. Ogni individuo ha bisogni diversi durante un attacco di panico, quindi è importante chiedere direttamente alla persona come preferisce essere aiutata e offrire un supporto personalizzato. Durante un attacco di panico, è meglio evitare di indagare immediatamente sulla causa o fare interpretazioni, poiché ciò potrebbe aumentare l'ansia e la confusione della persona. È importante invece concentrarsi sul fornire supporto e tranquillità. Un aspetto da considerare è la respirazione durante un attacco di panico. La persona potrebbe respirare in modo rapido e superficiale, quindi è utile incoraggiarla a rallentare e a controllare il respiro. Un esercizio efficace può essere quello di contare le inspirazioni ed espirazioni insieme. Durante un attacco di panico, la persona potrebbe percepire una sensazione di caldo o freddo intenso. È importante offrire la possibilità di rinfrescarsi o di coprirsi a seconda delle sue necessità e del contesto. È fondamentale rimanere al fianco della persona anche dopo la fase acuta dell'attacco, dimostrando vicinanza e supporto fino a quando si sente completamente meglio. Durante un attacco di panico, la persona potrebbe diventare irritabile o scortese. In questi casi, è importante evitare di entrare in discussioni e continuare a mostrare comprensione. Concedere alla persona lo spazio di cui ha bisogno e ricordare che l'irritabilità è un sintomo dell'attacco di panico. È essenziale suggerire alla persona di consultare uno specialista esperto, in modo da individuare la terapia più adatta per affrontare il disturbo di panico. Proporre questa opzione delicatamente, offrendo sostegno e la possibilità di affrontare insieme il percorso, può essere di grande aiuto. Essere presenti e offrire sostegno emotivo a una persona cara durante un attacco di panico è un gesto prezioso. Seguendo i consigli menzionati, è possibile creare un ambiente sicuro e rassicurante, favorendo il benessere della persona affetta dal disturbo di panico.